E a Lourdes nel mese di agosto è stata inaugurata una nuova mostra dedicata a miracoli e guarigioni. Questa mattina abbiamo il piacere di essere collegati con il direttore del Bureau de Constatation Médicale di Lourdes, il dottor Alessandro De Francisciis. Buongiorno, benvenuto, grazie. Buongiorno a lei e ai nostri spettatori. Allora, una mostra appunto inaugurata il 27 agosto che testimonia che cosa, dottor De Francisciis? Ma quando il vescovo di Tarb, al tempo la diocesi si chiamava solo Tarb, riconobbe autentiche le 18 apparizioni dell'Immacolata Concezione a Bernadette Soubirous, in data pari con il suo documento, il mandamà, il decreto di riconoscimento delle apparizioni, in data pari riconobbe anche sette guarigioni che furono state considerate inspiegabili dai medici del tempo essere per lui vescovo miracoli. Quindi a Lourdes le apparizioni sono riconosciute dal vescovo locale il 18 di gennaio del 1862, quindi quasi 4 anni dopo la prima apparizione, e contestualmente sette guarigioni riconosciute miracolose. Da lì la fama di Lourdes comincia a diffondere in Francia prima, in Belgio e nell'Europa poi. E un numero crescente di persone viene a Lourdes, è in contatto con Lourdes perché chiede il dono della guarigione del corpo. In realtà lì sono le conversioni dell'anima che fanno di Lourdes un'anti-rivoluzione, nel senso che la rivoluzione aveva portato in Francia al trionfo in qualche modo del laicismo e dell'anticlericalismo. Ecco che Lourdes riporta una ventata di entusiasmo e di fede cristiana nella Francia e poi abbiamo detto in Europa e nel mondo. Dunque, questi malati arrivano e nel 1908 si preparano i grandi festeggiamenti per il cinquantenario delle apparizioni. Ed ecco che nel frattempo, diciamo nel 1883, quindi 20 anni dopo il riconoscimento delle apparizioni, il vescovo di Tarb aveva voluto avere l'istituzione di un bureau o ufficio delle constatazioni mediche. Voleva cioè che non crescesse una sorta di superstiziosa fede nella grotta, nell'acqua, ma che fossimo veramente davanti a una guarigione inspiegata. Quindi vi erano già migliaia di guarigioni che erano state studiate. Ecco che 33 vescovi, la più gran parte di Francia, riconoscono una guarigione che era stata studiata col metodo del Bureau delle Constatazioni essere per lui vescovo un miracolo. E quindi intorno al 1908, tra il 1908 e il 1912, abbiamo altre 33 guarigioni riconosciute miracolose. Siamo dunque adesso a 40. Poi c'è la pausa della prima e della seconda guerra mondiale e con la ripresa dei pellegrinaggi intorno alle celebrazioni del centenario di Lourdes 1958 cominciano di nuovo i vescovi a voler riconoscere una guarigione che era stata studiata con il metodo collegiale del Bureau delle Constatazioni essere per lui, vescovo della persona guarita, un miracolo. Dal dopoguerra, dagli anni 50 ad oggi, si tratta di altri 30 guarigioni miracolose che portano il totale della galleria a 70. I nostri telespettatori potranno trovare sul sito del santuario www.lourdes la serie completa di queste 70 storie, l'ultima delle quali è quella della francese Sor Bernadette Morio, e nella inquadratura che avete mostrato con le vostre immagini di quella vetrinetta con l'apparecchio ortopedico dentro, si tratta del corsetto, sono appunto era l'apparecchiatura anatomica e medica che portava, esatto, questa Sor Bernadette Morio quando è guarita a luglio del 2008, anno del 150° di Lourdes, rientrata nella sua piccola comunità religiosa nel nord della Francia, guarisce davanti all'Eucaristia, in adorazione davanti all'Eucaristia, tornata da Lourdes e quindi ci ha fatto dono pochi mesi fa, ci aveva fatto dono di questa apparecchiatura. Allora si è pensato con il rettore del santuario, il padre Dauban, e con il vescovo della diocesi Tarbes e Lourdes, Monsignor Mika, di approfittare di dare valore a questo dono, ma anche di rinnovare un po' la presentazione di queste 70 storie, aggiungendo al testo in francese,
che è la lingua ufficiale di Lourdes, ma anche la traduzione nel nostro italiano, in inglese, in spagnolo, di modo che il pellegrino potesse avvicinarsi a questa che è uno degli aspetti di Lourdes, l'aspetto che aveva colto Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, quando di fatto nei documenti più importanti del suo magistero papale a proposito dei malati, della salute e della vita, ha sempre fatto riferimento alla data dell'11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes. Ecco, la ringrazio davvero di cuore proprio per tutto quello che ci ha raccontato, ma anche per aver sottolineato l'importanza di un'organizzazione unica al mondo, che è l'Ufficio delle Constatazioni Mediche, che si trova a Lourdes. Come appunto ha detto, 70 sono i casi riconosciuti appunto come miracoli dalla Chiesa, ma immagino che quotidianamente ci siano persone che vengono all'Ufficio delle Constatazioni Mediche di Lourdes per lasciare una testimonianza. Glielo confermo, posso anche provare a dare qualche numero. Certo. Io fui invitato ad assumere questa responsabilità nel 2008 dall'allora vescovo della diocesi, Monsignor Jacques Perrier, e dopo 4-5 mesi di discernimento, perché non è una cosa semplice lasciare l'Italia e trasferirsi in Francia. Al tempo io avevo sia naturalmente un incarico universitario, perché insegnavo come ricercatore confermato alla Facoltà di Medicina di Napoli, Federico II, e al tempo stesso era anche un incarico pubblico, ero presidente di una provincia. Quindi, però io, siccome vado a Lourdes fin da ragazzino, sono innamorato di Lourdes, anzi qualche volta scherzando dico sono ammalato di lurdite cronica, questa lettera mi aveva, diciamo, piuttosto messo in difficoltà, sicché alla fine ho detto il mio sì. E sono arrivato a Lourdes, ho preso le mie funzioni il 1 aprile del 2009. E quindi, per esempio, l'ultimo miracolo di Lourdes, Sor Bernadette Moreau, è a me che ha raccontato a luglio del 2009 la sua dichiarazione di presunta guarigione, portandomi fatti, evidenze, eccetera. Quindi sono in grado dal 2009 di dare alcuni elementi. Dal 2009 all'anno del Covid, cioè all'anno precedente il Covid, che fu il 2020, quindi al 2019, per 11 stagioni, noi abbiamo circa 100, negli anni fa un po' così, tra 100 e 120 dichiarazioni di presunta guarigione. Sono sia di persone venute personalmente a parlare al medico permanente, questo è il titolo ufficiale che io ho, oppure hanno scritto per posta elettronica. Queste dichiarazioni di guarigione presunta non sono tutte storie di guarigioni straordinarie, sono quelle che ha ritenuto la persona che ha voluto poi manifestare la sua presunta guarigione. Quindi di fatto poi sono molto di meno le storie di presunta guarigione che rispondono ai criteri molto rigorosi che noi utilizziamo a Lourdes, criteri che furono distillati per la Chiesa Cattolica dal Cardinal Lambertini nel lontano 1734 e che sono ancora oggi utilizzati dalla ex congregazione oggi di Castero per le cause dei santi, per i miracoli, quando ci si prepara eventualmente a riconoscere una guarigione inspiegata come miracolosa per le cause di beatificazione e canonizzazione. E questi criteri sono ovviamente nella testa, il medico permanente è il custode e il garante anche al suo vescovo che siano rispettati rigorosamente. Noi cioè, quando ascoltiamo una storia, andiamo a cercare cosa. I 7 criteri sono: abbiamo bisogno di una diagnosi di certezza. Dottore, non potevo camminare, dottore, non ci vedevo, non serve a nulla. Bisogna arrivare, quindi abbiamo bisogno di documentazione medica. Il secondo criterio, la prognosi grave. È chiaro che una banale forma di raffreddore o di influenza che passa nelle ore che uno è a Lourdes non sarebbe, diciamo, esaminata, parliamo di malattie serie. Certo. 4 criteri sono legati invece alla guarigione, che per noi, ed è rigorosa, ripeto, la ricerca che facciamo deve essere una guarigione che avviene in maniera inattesa, cioè senza segni premonitori, in maniera istantanea, per istantanea intendiamo dal punto di vista clinico istantaneo. Poi la parte biologica, radiografie, analisi, può anche prendere il tempo che la natura vuole, noi non ci occupiamo di magia. Io dico sempre, non è come Harry Potter che tocca con la bacchettina e tutto cambia, da noi c'è un processo, ma la guarigione deve essere istantanea, la guarigione deve essere completa e la guarigione deve essere durevole nel tempo. Se voi pensate che la Sor Bernadette Moreau
guarita a luglio del 2008 ed è stata riconosciuta la guarigione miracolosa a febbraio del 2018, parliamo di 10 anni. Io l'ho vista ancora adesso nelle giornate di febbraio, quindi sono da 15 anni, vive una vita assolutamente normale come una donna della sua età, è una giovane ottantenne ancora molto dinamica. Il settimo e ultimo criterio che per noi è fondamentale dopo i primi 6 che vi ho presentati è il criterio della inspiegabilità. Noi preferiamo dire, come fanno a Roma, inspiegata, cioè noi cerchiamo una guarigione inspiegata secondo le attuali conoscenze. E quindi siamo arrivati invece piuttosto raramente a questa conclusione. Può essere interessante per i nostri ascoltatori sapere che la categoria diagnostica la più larga, la più consistente nel mio mandato è stata quella del cancro. Io parlo tra il 30 e il 35% nel corso degli anni. Ebbene, nessuno di questi casi in cui la persona guarita ha ritenuto che questo sia avvenuto con l'aiuto, il sostegno, l'intercessione dell'Immacolata di Lourdes è divenuto poi un dossier studiato. Perché? Perché alla prima e alla seconda indagine cominciamo a scoprire che vi è stato, e grazie a Dio io dico, l'intervento della medicina come la conosciamo, e cioè la chirurgia che ha tolto il cancro e eventualmente la chemioterapia, radioterapia e così via. Quindi è un'indagine molto rigorosa che ha portato nel tempo al riconoscimento di almeno, io credo abbastanza sicuramente, mettendo insieme con le loro differenze le storie dell'Ottocento, del Novecento e di questo nostro terzo millennio, io credo certamente più di 10.000 storie di guarigioni studiate. Ma poi c'è il giudizio della Chiesa e lì è il Vescovo che può dire, se lo ritiene, che quella guarigione che per la medicina e per i medici non ha spiegazione è per lui un segno, lo dico tra virgolette segno, come i virgolette segni che Gesù ha operato nei Vangeli e che noi leggiamo nei Vangeli. Ecco che davanti a questo, che è uno degli aspetti del pellegrinaggio a Lourdes, si è voluto dare un po' di solennità e diciamo di rinnovamento, di ringiovanimento di questa piccola e semplice esposizione che è aperta tutti i giorni al primo piano dell'edificio che chiamiamo Accueil Jean-Paul II, l'accoglienza o comunque edificio Giovanni Paolo II, che è proprio nel cuore del santuario. E allora un motivo, un piccolo motivo in più per andare a Lourdes, anche se il motivo principale non ha bisogno, come dire, di essere ricordato. Speriamo anche noi di ritornarci presto, perché Lourdes, così come San Giovanni Rotondo, Assisi, Pompei, Loreto, sono davvero dei luoghi del cuore al quale siamo molto legati e ai quali anche l'Unitalsi è legatissima. Lourdes è la sua casa. Dottor De Franciscis, la ringrazio di cuore per essere stato con noi, per le sue parole di scienza e di fede. Grazie e speriamo di incontrarci, perché no, presto a Lourdes, davanti alla grotta di Massabielle. La ringrazio di cuore, davvero. Grazie. Grazie a voi, grazie ai nostri telespettatori.